La Messina cristalli di sale. La Sicilia si sente. Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai. Con Unipol Casa sei sempre protetto da furti, incendi, allagamenti, controlli con l'app. E se hai un problema ti mandano subito qualcuno. Scegli il futuro. Unipolsai, sempre un passo avanti. Adoro le piastrelle bianche e nere. Scusami, Joe, non sapevo che fossi lì. Volevo iniziare a demolire. Così impari. Cos'è questo? Fa che sia la dichiarazione di indipendenza? Attento! Non vedo l'ora di conoscere Matt e Sam. Una giovane coppia che fa i primi passi. Sarà la loro prima casa. Le case qui hanno un vero fascino storico. È la nostra prima casa, quindi forse questa non fa il caso nostro al momento. Così, ragazzi, attenti! Oddio! Oggi faremo un bel viaggetto in Kansas. Siamo arrivati? No, Drake. Devo andare in bagno. Siamo già arrivati? Matthew, Samantha, pronti a vedere la vostra casa su misura? Assolutamente, sì. Vediamo. Oh, cavolo! Accidenti! La vostra cucina! Siamo Chip e Joanna Gaines. Oggi demoliamo! Yeah! Prendiamo la casa peggiore nel quartiere migliore e la trasformiamo nella dimora dei sogni del nostro cliente. Siete pronti per la vostra casa su misura? Oh mio Dio! È la nostra casa! Sì! Avete il coraggio di fare questo passo? Oh, santo cielo! Bene, ragazza mia. Si parte! Sì! Che bello, non vedo l'ora di conoscere Matt e Sam. Arrivano da Austin. Come ti sembra rispetto a Austin? È certamente meno urbana, ma sai una cosa? Le case qui hanno un vero fascino storico. Mi piace molto. Vogliono trasferirsi a Waco. Una giovane coppia che fa i primi passi senza figli. È tutto nuovo, sarà la loro prima casa. Cosa cerchi in una casa? Entrambi lavoreremo a casa all'inizio, quindi credo che innanzitutto ci servirà un grosso studio. A me piacerebbe che avesse degli elementi del passato. Vorrei tanto una casa che abbia un fascino storico. E dato che le case sono a buon mercato qui, vale la pena trasferirsi da Austin. Hanno un budget di $200,000. Credo che riusciremo ad accontentarle. A trovare loro qualcosa è di molto carino. La prima è questa casa con due camere da letto e due bagni, costruita nel 1950. È grande 114 metri quadrati, ma il bello è che costa solo $70,000. Quindi con un budget di $200,000 gliene restano parecchi per le ristrutturazioni. Bene, ragazzi, ci siamo. Ecco la prima casa. La chiamiamo la Casa Verde Senza Terra. Vorrei potervi dire che ci sono 16 lussureggianti ettari lì dietro, ma purtroppo le cose non stanno così. Prime impressioni? La pista da sci proprio sul tetto. Ti ha colpito il tetto? Sì. Non ti ricorda una casa in cui abbiamo vissuto? Sì, la nostra prima casa. Aveva questa stessa orrenda pendenza. La cosa positiva è che costa solamente $70,000, quindi col vostro budget di $200,000 potremo sbizzarrirci con le ristrutturazioni. Bene. Giallo. Giallo e verde. Pavimento in legno fantastico. Massello. Fantastico. Molto bello, sì. La prima cosa che si nota è l'aspetto di queste pareti. Come vedete sono un po' macchiate, ci sono delle crepe. Sembra la mia pelle quando ero adolescente. È successo anche a voi? Sì. Vero? Già. Ma tutto si può sistemare. Servono nuovi rivestimenti, battiscopa, cornici da soffitto, una riverniciatura, delle luci a incasso. Poi restaurerei i pavimenti e aggiungerei un camino fra quelle due finestre. Sì. Bene. Dicevate che vi serviva uno studio ed è proprio qui che mi piacerebbe aggiungere delle belle porte antiche che conducono nello studio. Vediamo. Certo. Sì. Fantastico. Ecco. Adoro i pannelli in legno. Basta carteggiarli un po'. Sì. Ci sono già delle mensole, esatto. Quindi non dovrete modificarlo più di tanto. Giusto. Ora ci sono delle porte a scomparsa e non si può vedere l'esterno. Vedreste bene delle porte a vetro che facciano intravedere l'altra certo. stanza? Così sembrerà sì. un po' più aperto. Sì. E così entrerà anche più luce certo. dal salotto. Bene. Bella.
Mi piace. Vorreste tenerla chiusa o preferite un unico spazio in sala? Preferirei una cucina più aperta perché invita la gente a unirsi a te mentre cucini. Sì. Inizierei chiudendo quell'ingresso, così avrete molto più spazio per i mobiletti in alto e in basso. Toglierei questi e aggiungerei un bancone da bar che dia sulla sala da pranzo, nuovi piani di lavoro e un bel paraschizzi, e dei nuovi pavimenti e una porta che porta in giardino. Voglio mostrarvi la camera padronale. Lì le cose si complicano, ma andiamo a vedere. Sì, andiamo. Sì. Hai esagerato un po' chiamandola padronale. Già. Sapete, abbiamo vissuto in appartamenti negli ultimi 6 anni, quindi potremmo accontentarci. E invece il bagno? Prima che ve lo mostri, vi piacciono i bagni piccoli? Joe, apri solo uno spiraglio così non lo vedono bene. E se fosse più piccolo del bagno che avevamo nell'appartamento? Vediamo. Qui c'è il bagno. Vediamolo. E l'armadio. Sembra il bagno degli aerei. Sì. È vero. Ma non c'è una doccia qui, quindi io suggerirei di restaurare i pavimenti, riverniciare e aggiungere i rivestimenti. Farei una cabina armadio più capiente e un bagno più grande. D'accordo. Vediamo il giardino? Giardino! Bene, andiamo allora. È interessante perché sul retro si può vedere com'era la casa originariamente. Sì. Sì. È molto carina. Ma guardate le dimensioni del giardino. Credo che sia davvero molto ampio. Mi fa piacere che questo sia di vostro gradimento. Chiedono $70,000, quindi con i vostri 200,000 possiamo fare tutte le modifiche necessarie restando sotto il budget oppure sbizzarrirci come vogliamo. Un buon inizio, vediamo le altre. Sapendo che saremmo venuti, ho pensato di cercare qualcosa online. D'accordo. So che vi ho colti di sorpresa. Ed è tutta da rifare. È una casa del 1800. Potremmo darle un'occhiata? Direi proprio di sì. Qual è il suo prezzo di listino? 30,000. Beh, possiamo chiedere all'agente immobiliare se possiamo vederla. Intanto andiamo lì. Nel peggiore dei casi la vediamo dall'esterno e se riesco a contattarlo potremo anche entrare. Va certo, bene? Andiamo. Andiamo allora. Mi piace il fatto che siano venuti preparati. Insomma, accetto la sfida. Se la vorranno, troveremo il modo per far funzionare le cose. Sì. Oh, è l'agente immobiliare. Cosa dice? Che la casa è sempre aperta, quindi possiamo entrare. Sono convinto che quando la vedranno dal vivo saranno... scioccati. Increduli, sì. Cavolo, tesoro. Per soli 30,000? È davvero molto carina. Che bella casetta. Mi piace tanto. Allora, cosa abbiamo qui? La casa è in vendita sul mercato da pochi giorni. Ha 3 camere, un bagno ed è del 1886 e si vede. Non parla di metri quadrati. Non hanno fornito molte informazioni. Ecco perché... La casa del mistero. Non l'avevamo presa in considerazione. Secondo sul mercato me è enorme. Solo da poco tempo. Quando la vedete vi fa un po' paura o vi fa pensare la voglio? Sembra che le demolizioni siano già iniziate. Forse dovremo entrare per farci un'idea precisa di questa casa. Allora entriamo. Bene, diamo un'occhiata. Dai. Bel portico. Cavolo. Forte. Che roba! Guardate quanto sono grandi le finestre. Stupende. Molto belle. Sì. Quando hai uno spazio vuoto come questo è perfetto. Qui c'è l'entrata originale, ma guardando questa stanza puoi sfruttarla come sala da pranzo e qui la cucina. La cosa bella è che non ci sono tubature. Non siamo vincolati, siamo liberi. Sì. Ripeto, possiamo muoverci come vogliamo e il costo è un dettaglio da non trascurare perché risparmieremmo sul budget. Sì. La domanda è spontanea, Joe. Abbiamo $200,000 di budget... e la casa ne costa 30,000. Ce la faremo con 170,000? Non c'è l'impianto elettrico, niente tubature, non c'è climatizzazione, né isolamento e tanto altro. Non sapevamo in che cosa ci stavamo cacciando, purtroppo. Sì. È un bel progetto, magari sì. Come seconda, terza o quarta casa. È la nostra prima casa sì. Insieme, quindi forse questa non fa il caso nostro al momento. Possiamo guardare questa casa per un'altra mezz'ora per farci un'idea più chiara o possiamo guardare la terza, che è il mio asso nella manica, e acceleriamo i tempi. Andiamo a vedere l'altra? Io dico di andare. Ma chiamateci fra 3 anni quando ne troverete un'altra così. Puoi scommetterci. Ci piacerebbe. Sì.
Io non vorrei un progetto tanto impegnativo come prima casa. E tu? Mi conosci? Quella casa è adorabile. Mi fa sentire come un cane con una bistecca davanti, tipo, ti prego, dammi quella bistecca. Spero che la prossima preveda un progetto più semplice. Ha 3 camere, un bagno ed è grande 130 metri quadrati. È del 1932 e costa $110,000, sotto il loro budget di 200,000, ed è molto carina. Bene, qui abbiamo una soluzione più pratica e un po' più fattibile. Certo. A prima vista, che ve ne pare di questa carinissima casetta in mattoni in stile Tudor? Mi piace molto la luna sulla porta. Sì. Mai visto niente di simile prima. Allora chiameremo questa casa Modulo Lunare. Chiedono circa $110,000 per questa. Perché ridi? Non riesci a pensare a quello che devi dire perché questo ciuffo so, ti distrae? Sì. C'è un po' di vento. Ogni volta che soffio penso, oh cavolo, ammette non succede. Guarda che capelli. Sì, sono perfetti. Guardate come diventano dopo una folata di vento. Sono totalmente diversi. Ragazzi, questo vento non si placa. Entriamo prima di essere spazzati via. Entra, tesoro. Ci sono. Che bella. È per le lettere. È carina. Mi piace. Adoro il caminetto. Sì, sì, anch'io. E i pavimenti in legno massello. Sì, wow. Sono stupendi. Qui sembra già tutto perfetto. Va solo rimodernato il camino per dargli più carattere e fascino. Aggiungiamo delle cornici da soffitto, delle luci e restauriamo i pavimenti. Bello. Matt, so che ti serve uno studio. Questa è la sala da pranzo. E dato che ci sono 3 camere, quello che vorrei fare è trasformare una di queste in uno studio. E quella a cui pensavo è proprio quella davanti al salotto. Credo che sia un po' strano dover camminare attraverso una camera per andare sul retro della casa. Sì. Quindi vorrei togliere questa porta e creare un corridoio al centro per raggiungere il retro. E poi questo diventerà lo studio. Con nuove mensole rifiniremo i pavimenti, vernice fresca e un lampadario. È perfetto. Ora diamo un'occhiata al bagno. È un po' più grande rispetto a quello di è prima. Vero, sì. Mi piace tanto. Ha uno stile parigino anni 30. Lo trovo molto bello. Non ho mai visto queste piastrelle nelle altre case. Sono stupende. In questo bagno manterrei i pavimenti. Li pulirei soltanto. Aggiungerei un nuovo lavandino con specchi e luci. Rivernicerei le pareti e infine sostituirei il rivestimento della doccia e vasca e tutti gli accessori. Ottimo. Ecco una bellissima e ampia cucina, stile cambusa di una nave. Una cucina in stile cambusa non è esattamente la cucina dei miei sogni, ma questa sembra piuttosto ampia, non è troppo stretta. Se ti piace così, posso fornirtene una della stessa grandezza, solo che sarà più moderna. Nuovi ripiani di lavoro, paraschizzi, elettrodomestici, manterremo il legno massello sotto i pavimenti se c'è e vernice fresca. Bene. Con un budget di $200,000 ne avremo 90,000 per tutte le ristrutturazioni. E quando sarete pronti a rivenderla, magari fra qualche anno, ci sarà di certo sempre mercato per questa meraviglia. Amo questa casa. Ti piace più della prima che abbiamo visto? Della prima mi piaceva il fatto che costasse meno, quindi potevamo personalizzarla come volevamo, ma questa ha molti più elementi originali. Per quanto riguarda la seconda che avete trovato online, ci avete ripensato? Sì, magari tornando lì a mente magari, fresca, sì. Cambiate idea. Case mai viste prima, stanze indescrivibili e nuovi spazi. Ti è piaciuto? Divertente. Tornano Chip e Joanna con i nuovi episodi in prima TV assoluta di Casa su misura. Oggi alle 17:25 su Home & Garden TV, canale 56. Il dolore, a volte, può farti venire voglia di buttare l'intera giornata nel cestino. Anna, è tutto ok? Ho mal di testa. Puoi provare Brufen analgesico. Agisce rapidamente, grazie al sale di lisina che permette un veloce assorbimento del principio attivo. Vieni a pranzo con noi? Con piacere. Brufen analgesico, mi ha aiutato. I tuoi momenti in famiglia sono i più belli. Non lasciare che le zanzare li rovinino. Proteggi. Protezione per tutta la notte, anche con finestre aperte. Tu sei esigente, anche Ride lo è. S.C. Johnson. Resta a casa e rilassati sul pluripremiato materasso Emma Original.
Viva Maria, regina di Fatima. Tu, regina nostra, madre di Dio e di Gesù, prega per noi, accogli le nostre preghiere degne se degne. Ave Maria di Fatima, regina del Portogallo del mondo, noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, le nostre invocazioni, accogli i nostri preghiere, fai che il Dio e Gesù accogli la nostra preghiera, regina di Fatima. Di Fatima e del Portogallo, che hai parlato ai a tre pastorelli, accogli la nostra preghiera. Accogli, esaudici, avvocata nostra degli ultimi, tu sei avvocata degli ultimi, accogli le nostre preghiere, o regina del Portogallo e della Chiesa universale, proteggi noi, proteggi il Papa Francesco, proteggi noi, ti preghiamo. Proteggi, o regina di Fatima, regina della famiglia, che parlasti a tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia, chiedendo la pace al mondo intero. Regina, tu sei dei cuori dei credenti, tu sei regina, proteggi noi e il Papa e ogni credente, illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti e i vescovi, proteggi noi figli tuoi, noi ti preghiamo, regina, che tutto puoi, guida col tuo amore la tua e nostra Chiesa e il Papa che vive nel mondo evangelizzandolo, noi ti preghiamo, o regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi. Viva Maria, regina di Fatima. Tu, regina nostra, madre di Dio e di Gesù, prega per noi, accogli le nostre preghiere degne se degne.
Ave Maria di Fatima, regina del Portogallo, del mondo, noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, le nostre invocazioni, accogli i nostri preghiere, fai che il Dio e Gesù accogli la nostra preghiera, regina di Fatima. Di Fatima e del Portogallo, che hai parlato ai a tre pastorelli, accogli la nostra preghiera. Accogli, esaudici, avvocata nostra degli ultimi, tu sei avvocata degli ultimi, accogli le nostre preghiere, o regina del Portogallo e della Chiesa universale, proteggi noi, proteggi il Papa Francesco, proteggi noi, ti preghiamo. Proteggi, o regina di Fatima, regina della famiglia, che parlasti a tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia, chiedendo la pace al mondo intero. Regina, tu sei dei cuori dei credenti, tu sei regina. Proteggi noi e il Papa e ogni credente, illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti e i vescovi, proteggi noi figli tuoi. Noi ti preghiamo, regina, che tutto puoi. Guida col tuo amore la tua e nostra Chiesa e il Papa che vive nel mondo evangelizzandolo. Noi ti preghiamo, o regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi. Cercavo proprio questo. Questo pezzo? Sì. Va bene. Oggi siamo da Aubrey, è il nostro falegname qui a Valley Mills, e sto cercando un bancone da bar e tre mensole per Tom e Sam. Credi che vada bene qualcosa in cedro? Beh, o forse è meglio cedro, qualcos'altro? Ma lo stile è perfetto con questi bordi grezzi, e poi lo taglieremo. D'accordo. Questo però è troppo piccolo. Sì, un po', è vero. Gli Hardy hanno uno stile eclettico e amano i dettagli in legno, quindi volevo assolutamente inserire degli stupendi elementi di design che diano quel tocco rustico che si abbini agli elementi più moderni che aggiungeremo nella casa. Ehi, Aubrey! Che bella sorpresa! Veniamo sempre senza avvertire per farti una sorpresa. Bene, eravamo in zona. Ci serve un bancone da bar per una casa che stiamo facendo e poi tre o quattro mensole. Preferisci quello sottile o quello più spesso? Questo è perfetto. Amo venire da Aubrey. Ha sempre una grande quantità di legno e possiamo selezionare il pezzo che vogliamo. Poi lui lo taglia e lo rifinisce. Io posso andare a fare shopping? No, resta con noi.
Così, piano. Aubrey è stato così gentile da lasciarmi tagliare il pezzo che abbiamo scelto. È un bellissimo tronco di noce pecan. E ne abbiamo ricavato un bancone da bar spesso 5 centimetri. Joe, dai un'occhiata qui. È davvero bello. Come ti sembra? Va bene? Sì, credo che il pecan sia la scelta più giusta per il progetto Hardy. Ne ricaverò delle mensole per lo studio di Matt e un bancone da bar per la cucina. Sarà fantastico. Molto. Le cose procedono in fretta. Abbiamo montato il cartongesso nel corridoio e i pannelli in legno nella sala da pranzo. L'effetto finale sarà stupendo e stiamo rifacendo il look al caminetto. Fermo! Posso aiutarti? Come va? Quale punto hai pulito? Che vuol dire come andiamo? Guarda mi qui, piace, che differenza! Sì. Pazzesco. Cavolo, non verniceremo i mattoncini. Voglio conservare il look originale in stile Tudor. Riporteremo in vita questi mattoncini con il lavaggio a pressione e dei rivestimenti più scuri. Spero che il lavoro che sta facendo Chip farà sembrare la facciata più nuova e luminosa. Fatti togliere questa sporcizia dalla faccia. E se lavassi così la barba? Che schifo. Ascolta, ho parlato con Matt oggi, suo nonno, che lui chiama papà Hardy. Ho sentito parlare di lui, sì, di Kansas City. Vive in Kansas, sì, certo. Ed è un bravissimo artigiano. Quindi ho pensato che sarebbe stato bello inserire alcuni dei suoi lavori in casa loro. Credo che sarebbe una cosa dolce un per cimelio loro. Di famiglia, esatto. Da tramandare ai figli. Quindi, che ne dici se tu e i ragazzi faceste un viaggetto a Kansas City? Quante ore sono? 7-8 ore, ma tu e i ragazzi vi divertirete tanto. Tesoro, in auto. Non so se lo ricordi, ma Drake ha quasi 12 anni e il piccolo Duke 8. Non sono proprio tagliati per la vita sulla strada, capisci che intendo? Un viaggio coi ragazzi? Insomma, sembra davvero... sono combattuto. Una parte di me pensa, accidenti, in che diavolo mi sto cacciando? E l'altra, sarà un viaggio che non dimenticheremo mai. Ti faccio vedere. No, non ci andiamo. Invece sì, smettila di fare così. Non tu credi adori che sarebbe viaggi in più auto? Economico farci spedire i suoi lavori da un corriere? No, devi incontrarlo e fargli vedere i miei disegni. Ora ti mostro cosa voglio. Mi servono dei tavolini per il salotto, molto li semplici. Li preferisci così. Moderni o magari un po' più... Loro prediligono uno stile eclettico parigino. Ah, capisco. Sì, bene. Resterò in contatto con voi durante il viaggio e vi darò delle idee divertenti da fare. Sarà bello. Ai ragazzi piacerà. D'accordo. Bene. Non ho altra scelta. Grazie, Chip. Ragazzi, al tre, viaggio in auto. 1, 2, 3. Viaggio in auto! Oggi faremo un viaggetto di 8 ore in Kansas. Joe ha parlato con papà Hardy, il nonno del nostro Matthew, e hanno pensato a un'idea per costruire dei tavoli da salotto. E io dovrò andare lì per mostrargli gli schizzi di Joe e spiegargli ciò che lei vuole. Spero che papà Hardy avrà molte altre idee, ma credo che fra tutti e tre creeremo qualcosa che Matthew gradirà molto. Il barbecue di Kansas City è famoso in tutto il mondo, quindi se abbiamo tempo vorrei provare uno dei locali dove lo servono. Siamo già arrivati. Mancano ancora parecchie ore, ragazzi. Adesso vi faccio un paio di domande sul Kansas. Qual è la capitale del Kansas? Siamo già arrivati. Non ci si può preparare mentalmente per un viaggio di 8 ore con 2 ragazzi di 11 anni e mezzo e 8 anni. Sono un vero idiota. Da ottimista pensavo sarà fantastico. Perché la gente si preoccupa? Siamo arrivati? No, Drake. Devo andare in bagno. Duke, ci siamo appena andati. Puoi trattenerla? No. Resisti altri 560 chilometri. Voglio il barbecue. No. Hai voglia di una bella grigliata, Drake? Sai, il Kansas è rinomato per il barbecue. Ce l'hai già detto. Siamo già arrivati? Il progetto Hardy procede bene, gli esterni sono quasi finiti e il colore dei rivestimenti si intona molto ai mattoncini e li mette in risalto.
Adesso inizio a vedere il carattere della casa. Le travi in stile antico che andranno nel salotto sono stupende e adoro i nuovi mobiletti neri della cucina. Sono scenografici. Questa è una delle mie case preferite fra quelle in stile Tudor. Chip e i ragazzi sono in viaggio per il Kansas. Quando Chip è via, c'è sempre molto silenzio durante i lavori. Lui è sempre lì che canta, balla e urla. Ciao, Shorty. Allora, scegliamo il colore? Sì. Vediamo un po'. Secondo me questo tipo di vernice è troppo scura e la coprirebbe. Capisci? Qui si vede la venatura. Mm-hmm. E invece queste sono troppo marroni. Sì, è giusto. Il piano originale era di verniciare la porta verde smeraldo, ma non sapevo come fosse sotto tutti gli strati di vernice. Ora che la vedo, però, sembra una porta del tutto nuova. Gli Hardy hanno detto che volevano conservare gli elementi originali e credo che far intravedere le sue venature originali sia la cosa migliore. Shorty, credo che questo sia meglio e si intona anche alle travi, quindi falla di questo colore. Sì. Procedi. Bene. Oddio, fai sul serio? È davvero rumorosa. Shorty, ma è come una campanella della cena. Già. È molto pratica, bella e pratica. Esatto. Siamo al 75-80% dei lavori. Una volta installata la ringhiera sul portico che ha creato Lonnie e finito gli ultimi ritocchi, la casa sarà a buon punto. Credo che quando tornerà Chip finiremo tutto ed entrerò in gioco io. Ragazzi, ho delle ottime notizie. Indovinate? Cosa? Ci siamo? Sì! Accidenti! Salve. Bel viaggio, eh? Wow, come state? Ciao. Bene, Chip, è bello vedervi. Siamo impazienti di vedere la sua famosa bottega. Volevamo realizzare un paio di tavoli per vostro nipote e la sua stupenda moglie. Ma certo, allora entrate e ve la mostriamo. Andiamo a vedere, ragazzi. Sono stato nella bottega di Clint Arp, in quella di Jimmy Don. Ne ho viste un bel po', ma quella di Papa Hardy può competere persino con quelle dei professionisti con cui lavoro. Forte! Quindi è qui che accade la magia. Esatto, proprio così. Volevamo farle fare un paio di tavolini da salotto. Credo che sarebbe un'idea carina. Sì, certo. Potremmo aiutarla a fare una delle gambe, per lasciare anche un nostro tocco. Ma certo. Ha detto, dato che avete fatto tutta questa strada, mettetevi al lavoro. Così ha lasciato che i ragazzi usassero il tornio e gli altri utensili. Bravo! Questo è il pezzo che si trasformerà in una gamba del tavolo. Una volta finito, potrete dire di aver avuto un piccolo ruolo nella sua creazione. Papa Hardy è un mito. Ha detto che riuscirà a finire tutti i pezzi in un mese. Sarebbe venuto comunque, perché voleva vedere la nuova casa di suo nipote e della sua bella moglie, ma ora porterà con sé i due tavolini. Il viaggio è stato un successo, missione compiuta. Se dovessi dare un voto a questa esperienza, le darei un 10 più. È il gran giorno! Il progetto Hardy è giunto al termine. Ora entra in gioco Joe e farà la sua parte. Aspetto con ansia domani, quando toglieremo finalmente quel telo. Sono emozionata per loro. Per chi crede che le dimensioni non contino. È piccolissima. Per chi è bello dentro. Piccola. Ma anche fuori. È troppo bella. Per tutti gli amanti delle mini case, i nuovi episodi di Vado a vivere mini case. Piccola. Domani dalle 16:10 su Home and Garden TV, canale 56. Cambiare il vecchio bagno senza demolire nulla e con un occhio alla qualità si può. Arcrea. Con la piastrella Ceramin 100% riciclabile ed ecologica, rinnova il tuo bagno rivestendolo in poche ore, garantendoti un ambiente impermeabile e resistente. Scegli Arcrea, l'eccellenza alla portata di tutti. Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore 4 azioni. Carciofo e zenzero contro il gonfiore addominale, più probiotici per l'equilibrio della flora intestinale. Prova anche Zimerex Fast con zenzero e finocchio per favorire la digestione quotidiana. E se il problema è il lattosio, c'è Zimerex intolleranze con lattasi. Zimerex, in farmacia. Ninna nanna ninna oh, questo mela mila chilo do. Dentro c'è la melatonina che lo aiuta a dormire prima.
integratore Melamil di Humana. Buonanotte. Yomo presenta la signora Mucca. Signora Mucca, è vero che in Italia quasi uno yogurt su due non è italiano? Cos'è? Non capisce la nostra lingua? Where are you from? Sì, ciao. Dove... Viva Maria, regina di Fatima, tu regina nostra, madre di Dio e di Gesù, prega per noi, accogli le nostre preghiere degne se degne. Ave Maria di Fatima, regina del Portogallo del mondo, noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, le nostre invocazioni, accogli i nostri preghiere, fai che il Dio è Gesù, accogli la nostra preghiera, regina di Fatima. Di Fatima e del Portogallo, che hai parlato ai a tre pastorelli, accogli la nostra preghiera. Accogli, esaudisci, avvocata nostra degli ultimi, tu sei avvocata degli ultimi. Accogli le nostre preghiere, o regina del Portogallo e della Chiesa universale. Proteggi noi. Proteggi il Papa Francesco, proteggi noi ti preghiamo. Proteggi, o regina di Fatima, regina della famiglia, che parlasti a tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia, chiedendo la pace al mondo intero. Regina, tu sei dei cuori dei credenti, tu sei regina. Proteggi noi e il Papa e ogni credente, illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti e i vescovi, proteggi noi figli tuoi. Noi ti preghiamo, regina, che tutto puoi. Guida col tuo amore la tua e nostra Chiesa e il Papa che vive nel mondo evangelizzandolo. Noi ti preghiamo, o regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi.
Viva Maria, regina di Fatima. Tu, regina nostra, madre di Dio e di Gesù, prega per noi, accogli le nostre preghiere degne se degne. Ave Maria di Fatima, regina del Portogallo del mondo, noi ti preghiamo, accogli le nostre preghiere, le nostre invocazioni, accogli i nostri preghiere, fai che il Dio e Gesù accogli la nostra preghiera, regina di Fatima. Di Fatima e del Portogallo, che hai parlato ai a tre pastorelli, accogli la nostra preghiera. Accogli, esaudisci, avvocata nostra degli ultimi, tu sei avvocata degli ultimi, accogli le nostre preghiere, o regina del Portogallo e della Chiesa universale, proteggi noi, proteggi il Papa Francesco, proteggi noi, ti preghiamo. Proteggi, o regina di Fatima, regina della famiglia, che parlasti a tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia, chiedendo la pace al mondo intero. Regina, tu sei dei cuori dei credenti, tu sei regina, proteggi noi e il Papa e ogni credente, illumina i sacerdoti, illumina i sacerdoti e i vescovi, e i vescovi, proteggi noi figli tuoi, noi ti preghiamo, regina, che tutto puoi, guida col tuo amore la tua e nostra chiesa e il Papa che vive nel mondo evangelizzandolo, noi ti preghiamo, o regina del Portogallo, Portogallo, prega per noi. Il colore è bellissimo. È stupendo. Le tende chiare lo smorzano un po' e i pannelli in legno e gli altri dettagli fanno sembrare la stanza più grande. Prima sembrava molto piccola, ma invece di abbattere la parete e fare uno spazio unico, abbiamo creato una libreria a incasso. Mi piace tanto. Sì, è bellissima. Adoro il lampadario. Sì, è in ottone. Sì. Andiamo avanti? Certo. Muoviamoci. La cucina. Andiamo a vedere la cucina. Oh, cavolo! La vostra cucina! Oh, mio Dio!
questa porta! La dispensa. I vetri la fanno sembrare più grande e qui abbiamo messo un rustico bancone da bar. Abbiamo un amico a Valley Mills che lavora in legno. Si chiama Aubrey ed è lui che ha fatto questo bancone. Stupendo. E lì dietro c'è la carta da parati che unifica il tutto. Mi piace. E se vi avvicinate, vedrete delle sfumature dorate che si intonano agli elementi in ottone. Poi ci sono i piani da lavoro e i paraschizzi in marmo. Abbiamo optato per dei fantastici mobiletti sul nero, perché la stanza è ben illuminata. È fantastico. Che bello, non vedo l'ora di cucinare qui. C'è la porta sul retro. Vi faccio notare che tutte le porte hanno i pomelli originali. Li adoro. Queste sono le venature d'oro che vi dicevo prima. Stupenda. Mi piace. Andiamo a vedere il vostro bagno. Va bene. I pavimenti sono gli stessi. Sono fantastici. Che carino. Abbiamo messo la carta da parati per dargli un po' più di brio e si intona con il bel lavandino e tutti gli accessori. Adoro le piastrelle, la doccia, la carta da parati e lo specchio. E sembra più grande. Sì. Ora sembra tutto più grande e luminoso. I pannelli in legno si intonano alla perfezione con l'arredamento della casa, ma hanno comunque una loro personalità. E le piastrelle del pavimento sono stupende. Sì, è vero. È piuttosto raro trovare case di una certa età con elementi ancora in buono stato. Siamo stati davvero molto fortunati. Che bello. Volete vedere lo studio? Certo. Bene, andiamo. Prima di andare, volevo farvi notare le planimetrie originali che abbiamo trovato. Abbiamo pensato che fosse una bella idea incorniciarle perché rappresentano la storia originale della casa. Quindi la luna è originale? Sì. Sì, è incredibile. E la facciata? Non ci credo che erano nascoste da qualche parte. Non è stupendo? Le adoro. Ora passiamo allo studio. Certo. Bene, Matt, qui è dove avviene la magia, fratello. Mi piace. Abbiamo ritoccato molto. Come ti sembra? Mi divertirò un sacco a passare il tempo qui dentro. Vi ricordate il bancone da bar in cucina? Sì. Aubrey ha anche fatto queste mensole per te e sono venute benissimo. Mi piace molto lo stile grezzo. È come se fossero da finire. Sì, molto naturali. Anche se questa stanza è diventata un po' più piccola e l'abbiamo verniciata di blu, non sembra troppo scura. Ripeto, fantastica. Se guardi tutte le stanze capisci che c'è un collegamento. Le cose non sono messe a caso. Giusto. Tutti gli elementi sono coerenti fra loro, ma con uno stile unico. Sapevo che sarebbe stata bella, ma è surreale che verremo a vivere qui. Mi piace il fatto che adesso avete un portico. Le siepi sono sparite e c'è un'elegante ringhiera. Sì, e possiamo sederci fuori? Sì. Vi abbiamo preso un regalo, è un libro per gli ospiti. L'abbiamo firmato. Leggi cosa hai scritto. Samantha e Matthew, benvenuti a casa. È un onore far parte del vostro viaggio e speriamo che qui costruirete dei ricordi stupendi. Amen. Godetevi questa bella casa. Vi ringrazio tanto. Grazie, che bel pensiero. Divertitevi con i vostri ospiti, amici e familiari. Grazie, ragazzi. Davvero. È stato un onore potervi aiutare. Grazie per avercelo permesso e speriamo che vivrete per sempre felici qui. Grazie. Grazie, grazie davvero. Quando c'è molta luce vorresti che i tuoi occhiali fossero più scuri per bloccare i potenti raggi del sole? E quando sei all'ombra sono troppo scuri? Abbiamo valutato la miglior condizione in poche combinazioni e signori, attenzione, già vi abbiamo portato ieri stamattina questa condizione, ma a grande richiesta molte persone rivolgono ancora appunto questa valutazione.
Però il Pordenone è una gran bella sorpresa, una neopromossa, è guidata in maniera magistrale da Attilio. Ha avuto, diciamo, un po' una flessione quando ha perso a Trapani, una partita molto così, diciamo, discutibile, però è un ambiente che sa risollevarsi in fretta e lo ha fatto, una partita difficile e complicata, quella di Perugia, per cui penso che farà bene, ecco, non credo nella promozione diretta, però se la giocherà, insomma, ecco. Ecco, ti volevo chiedere, Bortolo, ma alla luce anche del successo e del sorpasso in classifica del Frosinone che ha battuto per 2-1 allo Spezia, ancora qui i giochi debbono essere fatti, cioè, voglio dire, meno 4 rispetto a Crotone e Cittadella che si affrontano nel prossimo turno. Insomma, se il Frosinone vincesse con chiaramente un risultato favorevole nella sfida del tombolato tra Cittadella e Crotone, rientrerebbe anche il Frosinone. Certo, la gara è quella con l'Empoli, però, fuori casa. Sì. Anche. Non è che stiamo parlando di noccioline. No, è vero, sono tutte partite complicate, certo gli incastri potrebbero succedere con dei risultati che potrebbero anche favorirti, però il Frosinone ha perso, diciamo, quella brillantezza, aveva fatto un grande recupero, però dopo la ripartenza ha lasciato per strada dei risultati molto delicati e punti pesanti. Ieri ha vinto contro lo Spezia, ma ha anche faticato. Sicuramente una partita difficile contro uno Spezia, se la giocherà anche lui fino alla fine. Per cui, come abbiamo detto all'inizio del collegamento, c'è molta incertezza e ogni turno magari leggeremo una classifica diversa e con delle aspettative che magari oggi magari non ne parliamo. Oh, e arriviamo invece a far parlare Giampiero Ventura, tecnico della Salernitana, perché nella zona playoff la classifica dice che adesso c'è anche la squadra granata. La formazione di casa ha battuto la Juve Stabia per 2-1, anche se dire di casa, dire fuori casa, ospite, in trasferta, insomma, adesso bisogna metterci diverse virgolette davanti, tenuto conto delle porte chiuse e del post, speriamo, definitivo Covid-19. Ieri il successo contro la Juve Stabia, queste le parole del tecnico della formazione della Salernitana, Ventura. Era fondamentale vincere, abbiamo vinto perché abbiamo voluto vincere, giocando con grande raziocinio, concedendo quasi niente. Potremo fare cose migliori e anche cose peggiori, però lo spirito sarà questo. Poi chiaramente 3 mesi qualcuno ha fatto fatica, è normale che sia. Oggi questo è uno spogliatoio compatto. Ecco, compattezza dello spogliatoio è l'elemento essenziale, anche perché adesso se c'è chi si lamenta perché non gioca, perché gioca poco, Bortolo Mutti, lì strada ne fai poca, in campo e in classifica. Eh beh sì, è chiaro, quando hai una serenità ambientale, uno spogliatoio compatto e si lavora con determinazione, certo, poi le scelte